Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Sono Federico e in questo video oggi vi porto un unboxing di nuovi pezzi. Tra l'altro alcuni di marchi che non sono mai stati visti su YouTube in Italia e neanche penso di averli mai visti nei suoi canali YouTube stranieri che trattano di moda e di streetwear sneakers. Innanzitutto vi voglio chiedere se vi piace questa nuova location con questo schermo bianco dietro, con questo telo, se vi sembra più professionale rispetto a io che facevo i video in camera sul tavolo della scrivania nera. Ditemi voi qual è il vostro feedback, fatemelo sapere nei commenti. E poi vi avverto anche nelle prossime settimane, dato che qua nello studio è un po' difficile organizzare certi video, non ce l'ho sempre, vi dico anche che vi porterò dei video registrati a casa mia con delle sneakers veramente speciali. Però adesso iniziamo col video di oggi. Allora, si tratta di pezzi del negozio di Monza Cotton Club, così qua, e dato che siamo ancora, potremmo dire, in semi-estate, c'è chi ancora va al mare, beh di voi, a me non cambia spessissimo, ma direi di iniziare da questi shorts, che è un costume in realtà, del marchio Triple S Workcorp, SSS Workcorp, con questa stampa diciamo molto eccessiva, costano 100 euro e hanno questa stampa appunto con il simbolo del dollaro con dentro il fuoco, molto aggressiva, un po' da Miami, Natale a Miami. Quindi questo è il primo pezzo, che però, attenzione, viene sviluppato, potremmo dire, in aggiunta dalla presenza di questa camicia in viscosa, che crea un outfit completo, molto sobrio, devo dire, proprio sobrissimo. Appunto, come dicevo, da Natale a Miami con Boldi e De Sica. Questa è in viscosa, è made in Turchia. È una viscosa, non è male. Ci sono tutti i bottoni con scritto SSS, quindi i bottoni sono personalizzati. E viene a costare 170 euro. È una camicia col taglio proprio hawaiano, a maniche corte, vedete. E tra l'altro è anche un po' oversize. Eccola qua per farvi vedere come fitta, come sta indosso. Un po' oversize, maniche un po' lunghe, molto rilassata, ma ecco, magari una maglietta camo sotto no, però è una maglietta, è una camicia, perdonatemi, molto molto figa e molto, potremmo un tessuto molto, sembra quasi seta, anche se ovviamente si tratta di viscosa, molto molto bella. Questa viene 173 euro. Passiamo adesso a un altro pezzo di un brand che conoscete voi tutti. Andiamo infatti a fare l'unboxing, anzi l'unbagging, dove l'unbusting, decidete voi come vi piace più il termine, questo neologismo che ho inventato sul momento, dove si tratta di una busta e non di una scatola. Si tratta di questo jeans della nuova collezione di Off-White, uno dei jeans più belli che hanno fatto di recente secondo me, perché è caratterizzato da questo lavaggio sabbiato con tutti i toni del grigio e del marrone. Vedete che bello? Molto 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 figo. Oramai poi ci sta questo segno distintivo di Off-White, che è questo cordino con scritto Off-White, COVG Lab, Coulisse, e altri dettagli come questa particolare metallo, che in realtà io pensavo fosse una spilla che si poteva levare, invece no, vedete, non so se riuscite a vederlo, è una croce in metallo, la tipica croce di Off-White con le frecce, e poi abbiamo anche qua la stampa della croce sotto la tasca, è stata appunto cucita dopo aver stampato, e poi una zip con un cursore molto particolare, questo circolare, vedete? Quindi anche questo molto figo. E questo jeans di Off-White ha un prezzo di 500 euro, quindi molto costoso, però è uno dei lavaggi più belli che abbiamo mai visto tra i vari jeans di vari brand durante questa stagione, appunto autunno-inverno 2019. Il fit è abbastanza stretto e non c'hanno elastan dentro, sono 100% cotone, quindi vi consiglio, altrimenti sono scomodissimi, prendere almeno una taglia in più rispetto alla vostra solita taglia nel denim. Quindi questo è il jeans di Off-White. Veniamo poi agli altri pezzi. Questo paio di calzini di Palm Angels, il brand di Francesco Ragazzi, che hanno tirato ultimamente fuori, costano 70 euro e hanno un effetto tie-dye multicolor, vedete, sembra un arcobaleno, con qua una palma nera jacquard. Colore un po' pazzo, sembra che qualcuno ha mischiato magliette un po' troppi colori dentro la lavatrice, c'era anche un paio di calzini bianchi, però devo dire che la resa è fatta molto bene, è molto figa. Questo dice dentro un paio di calzini molto fantasiosi come gioco dei colori, che ovviamente non è che si vanno a abbinare, ma si mettono un outfit, che ne so, nero appunto,
per esempio, non li metterei assieme a questo costume che fanno veramente a cazzotti, poi uno sembra vestito come un semaforo. Passando poi ad un altro accessorio, dopo questi calzini di Palm Angels, ci sta questo fantastico bucket hat, che è proprio fatto da uno dei brand simbolo del cappello bucket, che è Kangol, brand inglese. Ora, in camera si vede malissimo, però sembra quel black con cui ci hanno fatto la BMW X6, quella che adesso non mi viene in mente il nome del nero, del materiale, però sembra quello che non riflette proprio la luce. Si tratta di velluto, vedete? Velluto a costine, molto comodo, questo viene 70 euro e è un baghettetto appunto in velluto nero con il simbolo di Kangol sul davanti. Questo lo metterò spesso, molto ma molto figo. Se prima abbiamo visto i calzini tinti, passiamo a una maglietta con questo lavaggio azzurro e bianco, molto molto bella, molto fresco come colore, potremmo dire. Sembra quasi la texture, non so, di un mare oppure di un iceberg. Abbiamo il brand che è Aries, è un brand che vendono da questa stagione da Cotton Club. Vi ricordo in poi che trovate tutto in descrizione se volete comprare questi pezzi. Costa 95 euro, che però secondo me è un prezzo giusto perché la qualità del cotone è ottima e anche il lavaggio, questo stonewashed azzurro, è molto molto bello. Guardate, sembrano tutti fiocchi di neve visti da vicino, guardate che bella texture, molto 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 figa. Mi raccomando poi andate sul mio Instagram perché presto, questa la vedete, il mio outfit che posterò su Instagram, quindi lasciate il follow, trovate il link in descrizione. Ricordate poi appunto che i pezzi che vi ho fatto vedere nel video di oggi li ritrovate tutti appunto sul sito di Cotton Club, lo store di Monza dove li ho presi, li trovate in descrizione al link. Vi ho messo il link della brand list da uomo, quindi trovate tutto là. E in più quello che vi chiedo è, di questi pezzi che vi ho fatto vedere oggi, che ho preso, qual è quello, adesso mi cascano tutti per terra, mi sono cascati, ottimo, qual è quello che vi piace di più? Fatemelo sapere nei commenti. Quindi commentate secondo me qual è il pezzo che vi ho mostrato in questo video di unboxing che vi piace di più e che comprereste. Vi ricordo poi che trovate anche il link di Collect, che è il sito dove compro sneakers e pezzi di abbigliamento streetwear o di accessori tipo quelli Supreme, originali, edizioni limitate, spediscono all'interno dell'Europa, li trovate il link in descrizione, assieme anche appunto al link di Cotton Club. Da Federico per oggi è tutto, spero che questo video di unboxing vi sia piaciuto. Qua abbiamo la mia nuova bellissima location con questo professionalissimo schermo bianco dietro. Ci becchiamo prossimamente sempre qui sul mio canale e ciao a tutti.